Buongiorno a tutti da Meteo Groane e benvenuti all'appuntamento delle previsioni del tempo. Passiamo subito a vedere le temperature registrate oggi, minime e massime, sul territorio del parco delle nostre tre stazioni. Vedete le temperature minima di Cesate 22, di Bollate 18,7, di Ceriano Laghetto 17,6. Le massime: Cesate 26,2, Bollate 26,5, Ceriano Laghetto 26,4. Temperature sotto media e fresche, diciamo fresche per il periodo. Quindi una giornata molto piacevole è stata quella di oggi, anche con annuvolamenti abbastanza consistenti a tratti. Andiamo a vedere l'immagine satellitare di questa sera, anzi di quest'oggi pomeriggio, già registrata. E vedete che c'è una perturbazione sul Nord Atlantico, praticamente a livello di Irlanda e Gran Bretagna. L'Italia è abbastanza sgombra da nuvole, tranne questi annuvolamenti che si fanno sentire a ridosso dell'arco alpino, ecco sulle pianure, alte pianure, proprio per l'influsso dell'aria fresca a seguito della perturbazione che è passata sabato, che impattando sulle Alpi dà questo spessore di nuvole verso la pianura, immediatamente verso la pianura. Qualche nuvola anche tra la Sicilia e la Calabria, sulla Corsica e la Sardegna e lungo i Pirenei. Il resto c'è il dominio dell'anticiclone delle Azzorre. Vi do questa immagine, come vedete, spesso vi faccio vedere, dove riportiamo la temperatura. In questo caso, se guardiamo le temperature, vedete molto calde in Africa, anche in Spagna e anche verso l'est europeo, dove c'è il Mar Caspio, in quella zona là, mentre il nord Europa è attraversato da aria più fresca, che giunge anche parzialmente sulle nostre regioni. Adesso proviamo a vedere cosa ci dice, come solito facciamo, come usuale fare, il nostro modello di reading, il modello matematico che ci indica le masse d'aria calda e le masse d'aria fredda e come si muovono. Ecco, vedete che la grossa massa d'aria fredda sta proprio vicino all'Islanda. L'anticiclone delle Azzorre si contende praticamente il nostro territorio, però viene spesso, in questo periodo stiamo vedendo che viene attaccato da nord e da nord-est. E così sarà per i prossimi giorni, come già avevamo annunciato nel bollettino di ieri e dell'altro ieri. Vedete, c'è una flessione barica ad opera della depressione nord atlantica verso il Golfo del Leone, e lo stesso anche per i giorni successivi, fino, possiamo dire, fino al giorno di giovedì 16. Dopodiché vediamo ancora un rientro fresco il 17 e poi la depressione che si porta verso il sud Italia, una rimonta dell'alta pressione, e dopo un paio di giorni vedete che già il campo barico ritorna a scendere nella zona del Golfo di Guascogna. Quindi proseguiamo con questa estate un po' altalenante, se volete, ma che si mantiene con valori decisamente molto gradevoli durante il giorno, e anche l'umidità per ora, tranne qualche giorno che abbiamo vissuto la settimana scorsa, è abbastanza tranquilla su valori, diciamo, molto accettabili. Quindi il proseguo sarà questa alternanza di cielo un po' variabile, un po' instabile, e di giornate anche di bel tempo. Guardiamo la previsione allora che ci aspetta, il tempo che ci aspetta per i prossimi 3 giorni. Domani, martedì 14 luglio, vedete cielo abbastanza coperto al mattino, qualche schiarita nel pomeriggio, quindi vedremo un po' il sole, ma alla sera qualche possibile pioggia intermittente o anche qualche rovescio temporalesco. Rovescio temporalesco che si concretizzerà di più nella giornata di mercoledì mattina, soprattutto nelle prime ore del mattino. Il cielo poi diventerà nella giornata di mercoledì parzialmente nuvoloso, e così anche alla sera. Anche la giornata di giovedì si presenterà con un cielo piuttosto parzialmente nuvoloso. Vedete le temperature minime: avremo 21 gradi nella giornata di domani e 28 la massima. Nella giornata di mercoledì 19 gradi la minima e 27 la massima, e nella giornata di giovedì 20 la minima e 28 la massima. Temperature massime in leggera diminuzione, ma anche in leggero sottomedia rispetto a questa seconda decade di luglio. Vi ricordo che la seconda e la terza di luglio sono statisticamente le più calde. Ecco, bene, ho concluso anche per oggi. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata di martedì 14 luglio, e l'appuntamento è al prossimo bollettino di domani.
Arrivederci a tutti.